Il nostro coverage dedicato a PlayStation 5, di cui trovate recensione e approfondimenti sulle pagine sul canale YouTube di EveryEye.it, ci ha consentito di testare la nuova ammiraglia Sony su più fronti, non solo sui giochi e le funzionalità di console, ma anche per quanto concerne aspetti molto più tecnici come la rumorosità e la temperatura. Prima di continuare, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella delle notifiche, così da non perdervi nessuna novità sulla nuova generazione targata Sony. In primo luogo abbiamo effettuato diverse prove con un termoscanner navigando nella dashboard e avviando i titoli per PS5 a nostra disposizione, osservando anche il tempo che il sistema impiega a raffreddarsi per ritornare alla temperatura predefinita dopo una sessione di gioco piuttosto intensa. Abbiamo quindi riscontrato una temperatura di 38 gradi durante l'esecuzione della dashboard, un valore destinato a salire a seconda del gioco selezionato. Con un titolo terze parti come Doom Eternal, la console ha registrato solo 41 gradi, ma è con alcune esclusive PS5 a nostra disposizione che le misurazioni hanno raggiunto livelli più alti. Con Astro's Playroom, infatti, i nostri termoscanner hanno rilevato un surriscaldamento fino a 50 gradi, mentre con Marvel Spider-Man Miles Morales la piattaforma ha raggiunto i 53 gradi. Piuttosto interessante anche il valore di cooldown ottenuto. Per tornare alla temperatura della dashboard, cioè 38 gradi, una volta chiuse le applicazioni, PlayStation 5 ha impiegato circa 10 minuti. Dalle nostre rilevazioni è emerso, in conclusione, che PS5 è piuttosto esigente in termini di assorbimento di potenza, specialmente quando a girare sono due giochi next gen. Quando in esecuzione ci sono dei titoli provenienti dalla scorsa generazione, in questo caso Doom Eternal ancora privo di una patch di aggiornamento next gen, le temperature si mantengono su valori tutto sommato contenuti. Per contestualizzare al meglio i dati, è utile confrontarli con quelli di PlayStation 4 Pro. Sebbene non ci siano grosse differenze tra le temperature di esercizio nella dashboard, lo stesso non può dirsi del calore generato durante l'esecuzione del medesimo gioco, in questo caso Doom Eternal. PlayStation 5 riesce a farlo girare in retrocompatibilità senza particolari patemi e senza superare i 41 gradi. PS4 Pro invece si riscalda fino a 59 gradi, un valore persino più alto di quello generato da PS5 sui giochi di nuova generazione. La vecchia ammiraglia Sony registrava anche un cooldown più lento, dopo una sessione di gioco impiega infatti 19 minuti per tornare alla temperatura tipica della dashboard, quasi il doppio di PS5. Per quanto riguarda la rumorosità, abbiamo posizionato un fonometro a circa un centimetro dalla scocca di PlayStation 5, con l'obiettivo di misurare il rumore emesso ma non quello percepito. Il motivo è molto semplice, la rumorosità è influenzata da tantissimi fattori, tra cui la distanza dal dispositivo, il suo posizionamento e l'eventuale riverbero presente nella stanza. In questo modo abbiamo cercato di ottenere dei dati quanto più oggettivi possibile. Sulla base delle nostre rilevazioni, possiamo affermare che i livelli di rumore di PlayStation 5 sono molto buoni, soprattutto se confrontati con quelli molto alti di PlayStation 4 Pro. In situazioni di stress, quest'ultima poteva raggiungere e superare i 70 decibel, mentre PS5 non ha mai superato il valore di 48 decibel, raggiunto giocando a un gioco next gen come Marvel Spider-Man Miles Morales. Con un titolo old gen ma ugualmente esigente come Doom Eternal, abbiamo invece rilevato un livello di rumorosità inferiore. C'è da dire, in ogni caso, che la ventola di PS5 produce un lieve rumore meccanico, sicuramente più avvertibile rispetto a quello di Xbox Series X, che invece è quasi impercettibile. Siamo inoltre rimasti colpiti dal rumore generato durante l'installazione dei giochi su SSD dal disco. Anche se i decibel non sono particolarmente elevati, l'operazione genera frequenze decisamente fastidiose per l'udito. Eccovi, di seguito, una piccola tabella riassuntiva. Potete contestualizzare meglio questi dati mettendoli a confronto con quelli rilevati da PlayStation 4 Pro con la medesima metodologia. Come potete vedere, PlayStation 5 risulta essere molto più silenziosa della console che l'ha preceduta, nonostante la maggior potenza brutta a disposizione. Ora, come sempre, la parola aspetta a voi. Cosa ne pensate delle temperature e della rumorosità di PS5? Diteci la vostra nello spazio dedicato ai commenti.